agevolmente, anche perché abbiamo avuto modo di dibattito, un bellissimo dibattito fatto anche in maniera cordiale, perché è stato scambio di opinioni diverse, ma che danno il segno, il senso di una, di qualcosa che tocchiamo con mano, ossia ogni volta che c'è un cambio economico, sociale, di un territorio, quindi che si appresta a vivere una nuova avventura economica e sociale, c'è per forza un dibattito, perché si scontrano diverse opinioni, diverse vedute, e questi incontri servono appunto a rendere tutta la popolazione su quelle che sono le cose fatte, ma non certo a dire agli amici presenti questo è e questo mi deve bastare, perché se siamo qui proprio per immaginare assieme alle parti in caso, quindi sindaci, territori, associazioni che sono fondamentali per tutto quello che è, diciamo, la propulsione territoriale che può essere, per poter capire laddove si può intervenire e laddove andare a scrivere regole nuove, perché Damiano prima faceva una giusta osservazione. Diamoci dei ruoli, cioè ognuno qui è per dare un contributo a questo tavolo: il sindaco, i cittadini, il consiglio regionale, il presidente del parco, il responsabile amministrativo, ognuno di noi, le associazioni dei cacciatori o quelle di promozione territoriale, ognuno di noi ha un ruolo. Iniziamo, io parto dal mio ruolo. Perché sono qui? Sono qui perché innanzitutto mi ha invitato il presidente del parco e sono felice di questo incontro, oltre al sindaco che saluto e ringrazio per le belle parole che prima mi ha tributato. Ma sono qui per ascoltare e per fare quello che è il mio dovere, ossia andare a Napoli e legiferare. Legiferare, proporre norme che sono la sintesi di quelle che sono le stanze del territorio. E stasera ritengo che non poco è stato il contributo che il territorio ha dato, anche perché iniziamo dalla base. Ossia, due parole che sono due bestemmie in questo contesto: rigidità e provvisorietà. La rigidità di alcune norme che vietano determinate cose, quindi il veto a prescindere non va bene, bisogna adoccorare il veto, bisogna renderlo vicino al territorio e trovare quelle forme di compatibilità. Sebbene pochi mesi fa sono stati adottati regolamenti che vanno in quella direzione, dobbiamo sederci un attimo, ma non dirlo e poi non farlo, sederci seriamente e avviare, caro Presidente, presso l'assessorato di Buona Vitacola, una riunione di un'ora, non più tardi di un'ora, dove vanno messe 3-4 necessità al centro del ragionamento e vanno portate con un documento firmato tutti quanti al Ministero dell'Ambiente, perché se non facciamo questo, se non partiamo dai primissimi obiettivi, ossia quello di rendere non più provvisorio un qualcosa che serve per lo sviluppo del territorio, anche sostenibile, perché per rendere questa parola sostenibile lo sviluppo, qual è la dimensione? La dimensione è dare contributi alle aziende per far sì che il prodotto è ecosostenibile. Costa di più rendere un prodotto ecosostenibile, non è semplice farlo, quindi se l'azienda ottiene i contributi previsti dai parchi nazionali, perché il Ministero dell'Ambiente ha il dovere di contribuire, quindi finanziare le aziende del territorio in ragione di una produzione ecosostenibile, a quel punto sì che possiamo parlare di una risposta positiva, perché mi pare di capire che la domanda di oggi da $1 milione è capire: il Parco Nazionale Matese è una cosa buona o non buona per questo territorio? La risposta è sicuramente sì, perché io, se fossi di questo territorio, lo sono, se abitassi tutti i giorni qui, sarei orgoglioso di sentirmi da qui a qualche mese protetto da un marchio che è il Parco Nazionale Matese. Questo marchio ci può far essere un po' più forti di tutti in altri contesti, perché in Campania abbiamo solo il Parco Nazionale del Vesuvio e del Cilento, che hanno delle grosse peculiarità. Il PIL in quelle aree è aumentato tantissimo, non di più, lo possiamo leggere, se andiamo su Google mettiamo produttività area Parco del Vesuvio, Parco del Cilento, è esponenziale la crescita degli ultimi anni. Quindi il Parco Nazionale, il brand Matese, con questa normativa, con questa norma che istituisce il Parco Nazionale, credo che è positivo, cioè qualcosa di più che positivo. Però se adesso mi dilungo a dire le cose così del parco, faccio la passerella, che a me non piace fare, se non chiedo di parlare con i sindaci economici, di cercare qual è il mio ruolo. Il mio ruolo è, da subito, già da settembre, fare un tavolo con i sindaci, Parco Matese, associazioni, e trovare le 3-4 cose più importanti. Innanzitutto, sulla caccia, cosa è stato fatto negli ultimi mesi e cosa ancora si può fare, mutuando esperienze come quelle della Toscana, dove mi dicono, e credo sia sicuramente così, hanno trovato la soluzione, perché nella vita bisogna parlare e aspettare una risposta. Se la politica non dà una risposta da qui a un paio di mesi, vuol dire che abbiamo fatto una riunione inutile stasera. Come la regione deve finanziare il Parco Nazionale Matese per poter superare questa provvisorietà? Quindi piani e regolamenti seri, le norme di codice, e poi fare un bel manuale, il manuale operativo del parco,
Così il cittadino, che deve sapere come può edificare, se può edificare o dove può edificare, così come tutte quelle altre cose che lei ha poc'anzi detto, devono essere alla stregua di ogni cittadino, di qualsiasi, diciamo, estrazione, di qualsiasi attività o formazione, quindi dall'agricoltore all'allevatore o a colui che è un po' più, diciamo, diversa, quindi di un altro settore. Quindi su questo, Vincenzo, dico già oggi, e ringrazio anche Andrea per la brochure che ha fatto, mi invito a leggere, perché veramente in poche battute sintetizza quelle che sono le peculiarità e le cose positive che il Parco Nazionale può portare a questo territorio, ma sono straordinario perché il fatto stesso di poter beneficiare di finanziamenti europei senza dover fare giri di giro oppure andare a mutuare un piccolo finanziamento. Qui parliamo di somme importanti, guardate che nella zona del Cilento, del Vesuvio, arrivano dalla regione Campania centinaia di migliaia di euro per eventi di attrazione turistica. Cioè, i POC, cioè, poi oggi come comuni dovete mettere insieme per far arrivare 70, 40, 45, cioè poche migliaia di euro. Lì parliamo di solo per zone, mi pare che Posidonia ha avuto 200.000 euro solo per fare una situazione di 7 giorni di attrattività. Non possiamo far sì che questo non avvenga in questa zona. Il Parco Nazionale del Matese deve, e qual è la risposta, qual è la soluzione? Perché io la sento tanto. Siamo qui per trovare e non per fare passare, per trovare le soluzioni. Allora, provvisorietà, quindi prima cosa regole certe, non più diciamo provvisorie che lasciano il tempo che trovano. Ascoltare le associazioni del territorio, tra cui anche chi come voi ama la caccia e vuole cacciare in maniera non diversa da come fanno in altre regioni, perché noi siamo sullo stesso, l'Italia fino ad oggi è ancora unita, fino a prova contraria. Quindi se accade in Toscana non può non accadere anche in Campania per quanto riguarda la vostra realtà. E poi mi diceva Damiano un'altra cosa interessante, e vado un po' fuori tema, sulla questione dei bike, tu evidenziavi come si può dare un contributo a questa zona anche dando ai bike un ulteriore potere, competenze in più che possono essere quelle, diciamo, relative anche a sanzionare eventuali situazioni di regolarità. Mi pare che questo era, diciamo, il senso. Io sui BIFE, e non temo smentita, sono solo tra i pochi, se non l'unico, a battermi dei primi giorni per il pagamento degli stipendi. Io mi ricordo che appena eletto, mi misi al fianco della cittadina della dirigente di regione a far partire la PEC per poter contribuire nella termine di liquidazione. Quindi su queste cose qua mi sento di poter dire quanto fatto, però non andiamo fuori tema. Quindi Damiano, su questa cosa qua ritengo che sia importante ampliare. Se vuoi aggiungere qualcosa su questa cosa, perché penso che sia davvero una cosa interessante, non ci avevo pensato ed è utile. Discusso già con